Concorso ippico Città di Ascoli, edizione 2024. Simone Panini, quali saranno le novità di quest'anno dopo il grande successo dello scorso anno? Sì, siamo molto orgogliosi del successo che ha riscosso il concorso lo scorso anno. Abbiamo avuto un gran numero di partecipanti e di pubblico alla manifestazione, quindi a gran voce abbiamo riproposto la seconda edizione, che ci sarà il 20, 21 e 22 settembre 2024, sempre al campo squarcio di Ascoli Piceno. Quindi la caratteristica principale di questo concorso è proprio quella di un'edizione all'interno della città. Sì, possiamo dire a pochi metri dalla Piazza del Popolo. Esatto. Infatti, mi ricordo che lo scorso anno proprio il presidente della FISE fece questo paragone, che come Piazza di Siena Ascoli ha un... No? Infatti amo definirlo il concorso piccolo Piazza di Siena, proprio perché ha una caratteristica in comune con uno dei più grandi concorsi al mondo, dei più belli concorsi al mondo, che è Piazza di Siena, che si svolgerà fra qualche settimana, che è proprio quella di svolgersi all'interno della città, così come a Roma, a Villa Borghese, ci sarà questa manifestazione. Noi ad Ascoli, allo Squarcia, la riproporremo. Avete fatto nei giorni scorsi una presentazione ufficiale in regione con il presidente Acquaroli, con il presidente della FISE, e diciamo avete fatto la presentazione ufficiale, e poi mano a mano che ci si avvicinerà a settembre ci saranno ulteriori novità. Assolutamente sì, proprio perché la Regione Marche è molto vicina al concorso di Piazza di Siena. Infatti la Regione Marche sostiene il concorso di Piazza di Siena, e quindi ci ha fatto molto onore la presentazione del concorso di Ascoli in concomitanza con la presentazione della collaborazione tra la Regione Marche e Piazza di Siena. E proprio anche in questa occasione si è sottolineato il fatto del prestigio dei due concorsi. Ecco, rispetto alla prima edizione del 2023, quest'anno le novità, quali saranno delle novità? Oppure ancora non puoi svelare? Ci saranno, posso dire che ci saranno novità, sempre come in tutte le cose ci piace migliorarci nel tempo, quindi avremo delle novità e dei miglioramenti rispetto alla prima edizione. Il concorso ippico Città di Ascoli, nazionale a 6 stelle, cosa significa? Diciamolo per chi non è un esperto. Allora, il nazionale a 6 stelle è un evento speciale proprio perché non viene realizzato in un classico impianto sportivo dedicato all'equitazione, quindi viene fatto in un impianto, in un ambiente diverso da un centro equestre, quindi è un evento speciale. Come hai detto prima tu, un piccolo palio di Siena, quindi rientra in Piazza, Piazza di Siena, scusami il lapsus, rientra in questo, in questa sì, tematica. Sì, sì. Piazza di Siena ad oggi è un concorso internazionale di primissimo livello. A noi piace sognare e sperare un giorno vedere anche qui un concorso internazionale ad Ascoli. La politica dei piccoli passi, piano piano si crescerà. Sì, noi approfitto per ringraziare il comune di Ascoli, il sindaco Marco Fioravanti e tutta l'amministrazione, perché sin da subito hanno creduto nella potenzialità di questo evento, nella potenzialità del fatto di avere un concorso di salto ostacoli all'interno della città. Ascoli è stata comunque negli anni passati, è stata sempre, diciamo, a tradizione equestre, possiamo dirlo, questo col fatto della Quintana, ma anche di altre situazioni. Assolutamente sì, come è avvenuto alla presentazione dell'altro giorno ad Ancona, anche il presidente FISE nazionale Marco Di Paola ha tenuto a sottolineare questa tradizione equestre della città di Ascoli. Ormai ecco, quest'anno siamo al settantennale della Quintana, quindi una tradizione antica, possiamo dire antica, del mondo equestre ad Ascoli. Quindi non ci resta che dare appuntamento a settembre, ma io credo che da qui a settembre ci risentiremo per altre novità. Con piacere. Che oggi non hai voluto svelare. Assolutamente sì, ci vedremo per qualche settimana prima dell'edizione di settembre per